L'allarme valanghe questo sabato è passato da 3 a 4, cioè allerta arancione, vicino al livello massimo. Ad aumentare l'allerta, l'innalzamento delle temperature e la nuova perturbazione che ha portato in quota altra neve e acqua caduta sulla neve già caduta nelle scorse settimane, rendendola pesante e pericolosa. La quota neve è attorno ai 1600 metri e quindi dai 1600 in su c'è il rischio concreto di nuovi distacchi, tanto che la provincia di Brescia, dopo il sopralluogo del nivologo, ha chiuso la strada provinciale in Gaver. Nelle scorse ore, inoltre, una nuova valanga è caduta in Campolaro, ha scavalcato la strada provinciale già chiusa ed è arrivata fino alla strada sottostante del Salice, unica via di collegamento con la località turistica di Prestine, anch'essa già chiusa al transito dei veicoli e dei pedoni, con l'unica eccezione per l'allevatore e l'albergatore della zona. A preoccupare di più, però, è di nuovo il Monte Trabucco, carico di neve, dal quale si è staccata la grossa valanga che qualche settimana fa è arrivata tra le case di Campolaro, incanalandosi nelle vie. Dal monte potrebbe staccarsi ora altra neve lungo altri canali, il cui percorso minaccia le abitazioni che potrebbero essere questa volta travolte dalla nuova valanga. Sotto controllo, invece, la situazione monitorata a Ponte di Legno e a Lozio, dove le valanghe scese nelle scorse settimane sembrano stabili. A fare paura, invece, a Clusone, è una slavina non assestata lungo il percorso che da Pianone porta alla capanna Ilaria, Pizzo Formico, che rischia di cadere. Dopo il sopralluogo del soccorso alpino di questa domenica mattina, l'amministrazione comunale invita gli escursionisti a non transitare in quella zona. L'appello alla prudenza è generico. L'entrata nella zona gialla faceva temere la presenza di molte persone in montagna nel fine settimana, ma il maltempo ha scongiurato questa eventualità. Interrotta infine a causa del cedimento di un muro, la via delle volte a Pianborno, sopra la Madonna Nera. Anche in questo caso l'amministrazione comunale raccomanda di evitare il percorso fino alla messa in sicurezza della strada.